Prima di incominciare a parlare di quello di cui effettivamente voglio parlarvi oggi, ragazzi, faccio una piccolissima premessa. Ho incominciato a fare live su Twitch, per cui se dovesse interessarvi seguirmi anche in live, trovate il link al canale qua sotto in descrizione. E un'altra piccola parentesi: visto che diversi di voi nei commenti al finale di Resident Evil 2 ci hanno tenuto di nuovo a richiedermi se porterò lo scenario di Claire come serie su YouTube, e visto che invece io avevo già detto e ripetuto in video che questo non sarebbe avvenuto, ci tengo ad informarvi, ragazzi, che questo probabilmente avverrà in live su Twitch. Per cui, se dovesse interessarvi vedere lo scenario di Claire giocato da me, mi raccomando, ragazzi, andatemi a followare anche su Twitch. Benissimo, ragazzi, siccome sapete che di solito ci tengo a parlare con voi di pensieri che mi passano per la testa, eccomi qua anche quest'oggi, visto che comunque oggi è sabato e di solito, appunto, il sabato lo dedico magari a video un pochettino diversi dal solito, come per esempio appunto i vlog. E molto probabilmente diversi di voi, magari alla fine di tutto, ci terranno a sottolineare il fatto che Giocherina non fa altro che lamentarsi, perché Giocherina sa solo lamentarsi, molto probabilmente, però ragazzi, a me questo non interessa. Di che cosa voglio parlarvi oggi, ragazzi? Del fatto che sono arrivata alla conclusione che purtroppo stare su piattaforme tipo YouTube o tipo una qualsiasi piattaforma in cui comunque ci si mette la faccia, ovviamente ha aspetti positivi, così come ha ovviamente, e questo lo sappiamo benissimo tutti, aspetti negativi. E che quindi proprio a causa di questi aspetti negativi, stare per esempio qua su YouTube molto spesso, ragazzi, si rivela essere assolutamente non facile. Perché dico che non è affatto facile, ragazzi? Perché ovviamente metterci la faccia e comunque mettersi a fare qualcosa di proprio, quindi qualcosa di personale su piattaforme tipo questa, può essere appunto un'arma a doppio taglio. E ripeto, questo ovviamente lo sappiamo tutti, compresa la sottoscritta, che lo sapevo ovviamente da quando ha deciso di intraprendere questo percorso su YouTube. Però certe cose, ragazzi, io sinceramente non riesco a farmele scendere. E dire queste cose che magari sto per dirvi in video, anche questo, ragazzi, può rivelarsi essere un'arma a doppio taglio. Per questo dicevo che non è affatto facile stare qua su YouTube, non è affatto facile fare qualsiasi cosa in cui ci metti la faccia. È difficile pure cercare di spiegarvi quello a cui sto pensando, ci proverò. Ovviamente, ragazzi, quello di cui vi sto parlando ha riguardato me personalmente, ma è una cosa che comunque riguarda, ragazzi, qualsiasi creator tutti i santissimi giorni. Adesso io non voglio stare ad entrare nello specifico, diciamo che vi parlerò dell'argomento un pochettino un po' più in generale, onde evitare di creare poi, insomma, discussioni inutili e tutto il resto appresso. Fondamentalmente, ragazzi, quello che ha scatenato in me questi pensieri è l'argomento generale del fatto che, adesso io parlo di me personalmente, quindi del fatto che tu, gamer, porti i tuoi gameplay su YouTube, di qualsiasi gioco, insomma, si tratti, ma questo può essere un problema, ragazzi. Perché? Perché se tu, gamer, porti un gameplay su un determinato gioco, questa può essere una cosa un po' problematica. Perché, ragazzi, adesso io vi nomino ad esempio due delle serie che ho portato qua sul canale e vi spiego fra un attimo perché, per esempio, vi sto nominando queste due: la serie su Dark Souls 3 e la serie su Resident Evil 2 Remake. Perché vi ho nominato queste due serie nello specifico, ragazzi? Perché si tratta di giochi che nello specifico può essere un po' problematico portare se il gamer in questione, per esempio in questo caso io, non è esperto. Perché, ragazzi? Perché si tratta di giochi che fanno parte di quelle categorie di giochi che vengono spessissimo idealizzate da coloro che ne sono esperti. Forse state cominciando a capire dove voglio andare a parare. Quindi portare giochi di questo genere, quindi giochi che spessissimo vengono idealizzati da certi videogiocatori, portare questi giochi qua può essere alquanto
pericoloso, passatemi il termine, specialmente se, come vi dicevo poc'anzi, il gamer in questione, in questo caso ad esempio io, non è esperto. Quindi può essere pericoloso, ragazzi, perché a quanto pare, se il giocatore in questione non è esperto, come ad esempio altri videogiocatori che ci hanno passato 10 miliardi di ore nella loro vita, se non sei esperto, allora automaticamente in queste persone si crea un fastidio interiore, ragazzi, un fastidio interiore, un disagio interiore che diventa a tal punto grande che quei videogiocatori te lo devono far sapere. Avete probabilmente capito dove sto andando a parare, ragazzi, nel senso che se non sei esperto di quel gioco, praticamente, secondo questi videogiocatori, tu non avresti nemmeno il sacrosanto diritto di poterci giocare. Perché? Perché nella loro mente, ragazzi, in qualche modo, essendo tu ignorante, giustamente, non avendo mai giocato quei giochi, essendo tu ignorante di praticamente tutte le meccaniche del gioco, stai praticamente facendo in modo di profanare il gioco stesso, nel senso che tu non sei degno di giocare a quel gioco se non sai come giocarci, anche se non ci hai mai giocato in vita tua, quindi è in tuo pieno diritto non saperci giocare, per cui tu devi essere automaticamente considerato un infedele, devi essere automaticamente considerato un fastidio per l'umanità, perché tu non hai il diritto di giocare a quel gioco, non hai il diritto di non sapere come fare alcune cose, non hai il diritto di riuscire a finire quel gioco, ma non essere stato capace di farlo bene al 100%. Ovviamente, per coloro che non capiscono l'ironia, apro la parentesi, sono stata ironica, perché ragazzi adesso probabilmente questo video durerà un pochettino, per cui preparatevi. Perché sto dicendo tutto questo, ragazzi? Perché mi è successo, appunto, magari per esempio in queste due serie che vi ho nominato, di ricevere, ragazzi, commenti da persone che a quanto pare erano esperte di quei giochi in questione, in cui mi si diceva che non ero capace, in cui mi si diceva, questo ragazzi ovviamente è successo a me, ma sono sicura che è successo a tantissime altre persone, per cui non è che sto parlando di me nello specifico, questo vabbè allora ve lo dico più avanti, di ricevere commenti in cui mi si diceva che ero ignorante, in cui mi si diceva che dovevo tornare a fare altri tipi di giochi perché non ero assolutamente degna di giocare quei giochi, visto che non ne conoscevo perfettamente le meccaniche, nonostante io ci avessi tenuto e ritenuto a sottolineare il fatto che, non avendolo mai giocato, non posso, come faccio, non posso conoscere tutte le meccaniche di quei giochi, ragazzi, cioè, ma vi entra in testa che è possibile che uno, non avendo mai giocato quel gioco, non ne conosca le meccaniche? È possibile, secondo la vostra testa bacata, che questo avvenga? Ma a parte questo, è una colpa? È una colpa questo, ragazzi? Cioè, è una colpa non essere esperto di un determinato gioco? E questo praticamente dovrebbe significare che uno, non essendo un esperto, non abbia il diritto di giocarci? Ma di che cavolo stiamo parlando? Io oggi, ragazzi, ve lo dovevo proprio dire, perché io non ce la faccio più. Non ce la faccio più, è vero, siamo su una piattaforma pubblica, è vero, diverse volte comunque questi commenti mi sono stati esposti in maniera comunque educata, civile, grazie al cielo, perché preferisco questo ovviamente alle offese gratuite che non vengono minimamente spiegate, per cui io ringrazio quelli che abbiano espresso questi pareri in maniera civile ed educata, ma io, ragazzi, non ce la faccio più, come a volte per esempio è successo in giochi in cui venivano fatte delle scelte, mi sono dovuta leggere dei commenti in cui mi si diceva: ma vedi quanto sei scema, hai sbagliato, hai fatto la scelta sbagliata. Cioè, ma ragazzi, vi rendete conto, ci rendiamo conto che uno gioca come sente, cioè come personalmente sente, si parla comunque di cose
personali e soggettive. Cioè, se un gioco dà la possibilità di scegliere fra quattro opzioni, sicuramente io, Tizio, Caio, Sempronio e Robin, ognuno di noi sceglierà probabilmente una cosa diversa. E questo non significa che qualcuno di noi abbia sbagliato. Cioè, significa che ognuno ha fatto la propria scelta come meglio sentiva. Quindi, cioè, perché cavolo, se io faccio una scelta in un gioco, uno mi deve venire a dire: ah, hai fatto la scelta sbagliata. Probabilmente, magari, perché nel gioco, che ne so, facendo quella scelta mi muore un personaggio. E ok, ma allora quello significa che la mia storia è così che è andata perché ho scelto in quel modo, sbagliato o meno che sia per il personaggio nel gioco. Oggettivamente parlando, ragazzi, uno non mi può venire a dire sei deficiente perché hai fatto una scelta non corretta. Cioè, ma in base a che cosa? Cioè, come se io venissi a vedere voi giocare e vi venissi a dire: ah, ma sta cosa l'hai fatta proprio di merda, ma sei proprio deficiente perché sta cosa non l'hai saputa fare o non l'hai fatta come io avrei fatto. Cioè, ragazzi, io penso che le persone, prima di cominciare a sparare giudizi così totalmente random, dovrebbero un pochettino cominciare a pensare di mettersi nei panni dell'altro prima di scrivere magari una cosa, perché magari uno mi viene a scrivere un commento un pochettino offensivo non pensando se l'altro facesse a lui la stessa cosa. Cioè, adesso parliamo pure un attimo di religione: non fare all'altro quello che non vorresti fosse fatto a te. Cioè, mettetevi un attimo pure dei panni di chi sta portando quel contenuto. Cioè, come se uno, mentre voi giocate in casa vostra per i cazzi vostri, si sedesse a fianco a voi e stesse lì a giudicare ora punto e momento quello che fate nel gioco. Penso che vi darebbe estremamente fastidio, come darebbe estremamente fastidio a chiunque. Adesso qua io non sto parlando, ragazzi, del fatto di quando uno dà consigli riguardo come comportarsi in un gioco, perché io sono la prima, per esempio nella serie su Resident Evil 2, in cui ho chiesto continuamente consigli a quelli più esperti di me per poter giocare in maniera un pochettino più corretta. E questo ci sta. Ci sta assolutamente, perché è ovvio che magari uno che ne sa di più di te stia lì a dirti: magari la prossima volta fai questo piuttosto che quell'altro per sì, giocare in maniera un pochettino più corretta. Ma in ogni caso, ragazzi, cioè, dove sta scritto che perché io ad esempio non conosco i giochi di Dark Souls mi devo sentire una merda perché non so giocare bene a Dark Souls o non so giocare secondo i canoni, perché a quanto pare sono stati scritti, costruiti dei canoni secondo cui bisogna giocare a certi tipi di giochi e io mi devo sentire una merda perché non seguo quei canoni e perché non li conosco? Ragazzi, ma di che cavolo stiamo parlando? Io adesso mi ero ripromessa di non arrabbiarmi, ma non è che sono arrabbiata, ragazzi, è che io vorrei soltanto che la gente capisse, che la gente ci pensasse un attimo prima di scrivere certe cose. E perché all'inizio io vi dicevo: guardate che anche quello di cui voglio parlare io oggi può essere pericoloso. Perché, ragazzi? Perché quando io leggo, per esempio, commenti di questo genere, mi verrebbe da andare a rispondere, ovviamente in maniera educata, civile, tutto il resto appresso, per esprimere il mio disappunto, magari. Perché penso sia il minimo poter esprimere un proprio parere, ma ci penso 10.000 volte, ragazzi, prima di andare a rispondere. A volte non rispondo proprio, perché? Perché se no, se rispondi, allora significa che non sei una persona abbastanza matura e capace di accettare le critiche. Vedete, ragazzi, che è difficilissimo. È difficilissimo stare su queste piattaforme, è difficilissimo metterci la faccia, perché io, ragazzi, sono una persona estremamente umile. Adesso ovviamente uno magari vorrebbe venire a dire: vabbè, so cose che devi dire. Io mi conosco, so di essere sincera, poi potete pensare quello che vi pare. Io so di essere una persona estremamente umile, se mi conosceste dal vivo, ragazzi, sapreste che è vero. Una persona molto autocritica. Tra l'altro, io, ragazzi, sono la persona forse che meno si considera sulla faccia della terra e che meno considera belle e buone le cose che fa. E quindi sono la prima che ovviamente sta lì
a leggere pareri, opinioni, critiche, ovviamente sempre nel rispetto massimo, ragazzi, perché le offese gratuite non stanno né in cielo né in terra. Sono la prima che sta lì a dire: oddio, se questo mi ha detto in questo modo, forse un motivo ci sarà. Però io sono una persona anche molto obiettiva, ragazzi, e vorrei che anche le altre persone fossero obiettive e che anche le altre persone pensassero un attimino prima di dire o scrivere certe cose. Per cui il fatto, ragazzi, che uno mi venga a dire che non posso giocare certi giochi perché non sono esperta delle loro meccaniche, a me questo proprio giù non mi va. Ed è per questo che oggi sto facendo questo video. E sicuramente adesso un mucchio di gente lascerà il dislike e dirà: questa, guardala lì com'è infantile, perché non è capace di accettare le critiche, non è capace di accettare i pareri altrui. E lo ripeterò fino alla nausea. Non è questo, ragazzi, è il fatto di dire le cose per bene, di dire cose che stiano in terra e non di dire cose assurde, tipo il fatto: ma vedi, sei proprio ignorante, ma vedi quanto sei incapace, tu questo gioco lo devi lasciar perdere perché non sai come si fanno bene le cose e quindi lascia perdere. No! No, io non ci sto a questo, ragazzi, non ci sto. Cioè, io non avevo mai giocato ad esempio un Resident Evil in vita mia, non avevo mai giocato a un Dark Souls in vita mia prima di averlo portato sul canale, e prima di giocarli mi dovevo dire: ah, ma io questi non li ho mai giocati, magari faccio una pessima figura di merda nel giocarli perché non sono come le persone esperte che l'hanno giocato per 20 miliardi di ore e quindi è meglio lasciar perdere. No, perché dove cazzo sta scritto, ragazzi? Cioè, mo scusate, è come se un laureato in astrofisica ci facesse sentire tutti delle merde perché non sappiamo niente di astrofisica. Capite il concetto qual è? Lo capite? Per cui è semplice, dite cose giuste, dite le cose per bene, pensate prima di dire. Il punto non è che io non accetto consigli, il punto non è che io non accetto pareri o critiche costruttive, ovviamente, perché io sono a braccia aperte per queste cose, ragazzi. Sono la prima che invece dice: oh, aiutatemi a migliorare i miei video. Ma il fatto che mi si faccia sentire una merda perché non ho fatto per bene le cose in una serie, ragazzi, su un gioco, non mi va giù. Adesso io mi rendo perfettamente conto che, nonostante io abbia sottolineato diverse volte diverse cose, ci saranno, perché ci stanno sempre le persone che, nonostante tutto, stanno lì a riaccusarti di cose di cui tu hai detto che non sei colpevole. Per cui già lo so, ragazzi, venitemi a dire che sono un'immatura, infantile, capricciosa, cazzona che non accetta le critiche e i pareri altrui, perché già lo so che ci saranno, nonostante io abbia detto che assolutamente non è questo il motivo per cui oggi vi sto parlando di questa cosa. Poi, tra l'altro, è semplice: se vi sentite talmente offesi dal modo in cui gioco, adesso sono io, ma chiunque, ragazzi, comunque questo argomento si espande a chiunque nel mondo. Se vi sentite offesi dal modo in cui uno gioca un gioco, che, ragazzi, è assurdo soltanto dirla questa frase, evitate di guardare quei video, semplicemente guardatene altri, altri che invece vi fanno sentire pieni, tutto qua. E se qualcuno si dovesse sentire offeso dopo queste mie affermazioni e dovesse andarsi a disiscrivere, o non lo so, andarmi ad offendere, o non lo so, a lasciare dislike, perché se qualcuno lascia dislike significa che non è d'accordo con quello che ho detto, pace e amen, ragazzi. Purtroppo nel mondo non si può piacere a tutti, non possiamo essere sempre tutti d'accordo, anche se comunque si possono esprimere pareri in maniera civile, e questo certa gente non lo capisce, però vabbè. Per cui, amen, se vi doveste sentire offesi, ragazzi, significa probabilmente che magari avete un pochettino la coda di paglia. E ovviamente, probabilmente, magari non sarete talmente maturi da dire: ma forse questa c'ha ragione. Perché, ragazzi, una persona che rimane ancorata sul proprio punto di vista senza riuscire un minimo a provare ad aprire la propria mente ad altri pareri, c'è sta niente da fare, c'è sta poco da discutere. Adesso mi vedrete tipo Dio Padre Gesù. Per cui probabilmente mi sono dilungata come sempre, vi avrò ammorbato come sempre. Io ovviamente aspetto i vostri pareri e
commenti qua sotto, che siate d'accordo o in disaccordo. Evitiamo per favore le offese gratuite, perché i commenti saranno direttamente eliminati. Niente, io spero come sempre di essere riuscita un minimo a far capire quello che pensavo, perché tanto, ragazzi, puoi dire 10 miliardi di parole, ma magari per una che non hai detto in maniera corretta, uno fraintende tutto il discorso che hai detto. Per cui, vabbè, questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!